Una sconfitta che è maturata nel secondo tempo con un Lanusei che però comunque ci ha creduto fino alla fine. Partita condizionata per voi dall'espulsione, ma un Lanusei che comunque ha mantenuto le promesse del pre-partita, se l'è venuto a giocare qui, poi il risultato ha detto 0 punti. Sì, noi abbiamo questo modo di giocare, questa mentalità e cerchiamo sempre di imporre, di fare la nostra partita. Secondo me i ragazzi hanno fatto una grande partita. Certo, leggere il risultato sembra che sia stata una partita completamente diversa, invece è stata combattuta e potevamo sfruttare meglio quell'occasione in cui riuscivamo a rubare palla e alti e lì potevamo concludere qualche occasione in più. Poi chiaramente quando siamo rimasti in 10 un po'. La partita è stata condizionata, però anche in 10, insomma, siamo riusciti a rimanere in partita fino poi all'ultimo, ovviamente, 3-0, che però era già finita, insomma. Ecco, voi del pressing alto fate proprio una vostra forza, abbiamo visto, ho visto anche diverse partite precedenti, un Lanusei che nel suo gioco appunto cerca di imprimere questa pressione agli avversari per mettere in difficoltà e anche oggi non siete stati da meno. Sì, ripeto, la nostra mentalità, il nostro atteggiamento. Sappiamo che dobbiamo correre perché sennò facciamo fatica. Quindi, ogni partita noi affrontiamo sempre nello stesso modo. Anche oggi, secondo me, ragazzi, hanno fatto primo tempo alla grande. Abbiamo preso il gol sulla mezza uscita sbagliata in avanti che c'è stata. Però abbiamo sempre giocato nel campo della Lucerina. Quindi, ho visto una squadra che sta bene, in salute. Ci dispiace, però insomma, non dimentichiamoci che avevamo di fronte anche una squadra importante. Ecco, adesso resta la prossima gara, quindi. Sì, adesso continuiamo a preparare, a lavorare come facciamo sempre, per preparare la partita per noi importante in casa, dove cercheremo insomma, di ottenere quei punti necessari poi per raggiungere la quota salvezza.